Oggi parliamo della composizione pittorica. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuova lezione del corso di pittura, ma oggi una lezione orale, niente pratica. Ogni tanto bisogna fermarsi e fare il punto della situazione per poter procedere in maniera più spedita e più competente. Quindi questa e la prossima lezione le dedicheremo alla teoria, una teoria che vi sarà veramente veramente utile. Oggi infatti parleremo delle linee e dei segni nella composizione pittorica. Cosa voglio dire con questo? Che molto spesso voi copiate un soggetto e fin qui tutto va bene, perché voi riprendete le linee così come sono state messe nel disegno originario. Mentre se dovete comporre un'opera vostra, ciò a cui io ambisco, cioè farvi diventare degli artisti a 360 gradi, non soltanto dei copisti, ma dei creatori di arte, e allora dovrete comporre anche le linee che costruiscono il messaggio che volete mandare. Naturalmente linee, forme, fanno parte sia del disegno artistico che del disegno tecnico. Qual è la differenza tra i due disegni? Che nel primo oggettivamente si deve riportare la realtà tramite la riproposizione di linee e curve. Quindi quella linea esatta deve stare nell'esatto posto in cui noi copiamo, in cui noi dobbiamo mettere una cosa per copiarla esattamente. Nella composizione artistica, invece, linee e curve concorrono anche a dare il significato all'opera d'arte, cioè non si limitano solamente a delineare i contorni di un oggetto, ma gli conferiscono anche un carattere preciso, un carattere particolare. Ogni linea, partendo dallo spessore della stessa, ha un significato differente. Partiamo proprio dallo spessore della linea, dallo spessore del contorno delle figure. Infatti, più spesso sarà il contorno, più drammatico sarà il messaggio che noi vogliamo comunicare. Più d'impatto, più forte, nello stesso tempo anche più distaccato dalla realtà, perché noi sì abbiamo una linea di contorno, o quantomeno il nostro occhio crea a tutti noi una linea di contorno, che è il limite esterno magari del nostro corpo, ma che effettivamente non è delineato con una linea di matita. Noi invece dobbiamo riportarlo, o di pennello, noi invece dobbiamo riportarlo sulla superficie bidimensionale della tela, dando proprio un limite pittorico ad esso. Adesso, più pesante sarà questo limite pittorico, più pesante sarà la cosa che noi vogliamo comunicare, più drammatica sarà la cosa che noi vogliamo comunicare, e anche più surreale, meno reale, perché per esempio nei cartoni animati, che sono quanto di più distaccato dalla realtà, i manga, vediamo che questa linea è ben netta, sempre nera, e più la linea è nera, più il cartone prende ad assumere un significato intenso. Nel quadro tutto questo lo si riporta, ma a differenza dei cartoni animati lo si riporta con i chiaroscuri. Questo contorno scuro con i chiaroscuri all'interno della figura conferiscono una confusione tra reale, i chiaroscuri, ed irreale, la linea di contorno, che disturba nel nostro cervello, causando drammaticità, causando uno scompenso, una chiave di lettura distorta che nel nostro ego suscita un tumulto interno. Ecco, questa viene data proprio dalla drammaticità del quadro. Quindi, più netta è la linea, più drammatico è il quadro, la linea di contorno. Quindi, se la linea è più leggera e sfumata, più armonico, più disteso sarà il contenuto che noi vogliamo dare, più chiara sarà la lettura del quadro, più regolare, più normale, e quindi anche il nostro cervello la recepirà in maniera più distesa. Le linee possono avere diverse forme, possono avere forme dritte, orizzontali, e in questo caso è il piano orizzontale, le linee parallele, il piano orizzontale danno una lettura di tranquillità. Se noi costruiamo per esempio un orizzonte, il mare, la linea dell'orizzonte, quindi magari il sole messo bene in sezione aurea, delle nuvole sovrapposte parallelamente l'una all'altra, anche se si intersecano, tutto questo il nostro occhio collegato al nostro cervello lo leggerà come un momento di
placido essere, lo scorrere placido del tempo è un po' come leggere, scorrere una lettura da sinistra verso destra in maniera calma. Mentre se noi vogliamo indicare un momento di grossa agitazione, il quadro o il disegno dovrà essere pieno di angoli, quindi pieno di zigzag, di linee frastagliate, la linea del fulmine per intenderci, che può essere messa in ogni direzione. Gli angoli, gli spigoli danno un senso di durezza all'opera d'arte, un senso di asperità. È proprio l'angolo, la punta, dà quel senso di irto all'interno del nostro cervello che ci regala una sensazione di durezza. Se noi dobbiamo fare una macchina che ha un incidente e si accartoccia, certo non la faremo con forme tondeggianti, ma la faremo tutta con forme a zigzag. Forme tondeggianti invece danno spesso, se messe in piano orizzontale, quindi un andirivieni, una onda per intenderci, danno il senso dell'incertezza, dello smarrimento, di una posizione non chiara. Quindi un esempio stupido: nell'icone smile, quando noi vogliamo mandare un dubbio, premiamo la S, no, per fare la bocca, proprio perché questo ha un senso di incertezza, no, questo moto. E la stessa cosa vale per le rughe. Un uomo corrucciato, un uomo cattivo, ha una ruga che forma un angolo verso il centro. Un uomo preoccupato, in dubbio, invece ha una ruga ondulante sulla fronte. Questo ci deve dare anche il senso di come mettere le linee all'interno di un tratto, di un volto, quindi nella somatizzazione del volto, così come nella composizione dell'opera. Grandi artisti come De Chirico lasciavano per esempio sul fondo ciò che era estraneo, il costruito, quello che era troppo logico alle spalle del soggetto, con forme molto spigolose e quindi estranee all'armonia morbida dell'essere, che se anche per esempio in De Chirico sono dei manichini, hanno sempre una funzione più armonica. Vi metto la figura. Allo stesso tempo, tutte queste linee devono essere combinate con le regole di grammatica che vi ho detto nella precedente lezione, che troverete cliccando qui, non nella precedente nel senso prima di questa, ma in una delle lezioni dove vi parlavo della grammatica dell'arte, cioè come combinare le sezioni auree. Per esempio, se è una linea retta, quindi una linea che dà un senso di scivolamento, scende dalla sinistra del quadro verso la destra, voi sapete che questa linea, tracciando questa linea, appunto, scusate la ripetizione, obliqua da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, voi sapete appunto, come vi ho spiegato, che il cervello pende a destra, quindi dà pesantezza alla parte destra e bassa del quadro. Di conseguenza, una linea di questo genere verrà automaticamente letta dal cervello come una linea in discesa da sinistra verso destra. Mentre se la leggeremo da destra verso sinistra, il cervello vedrà una ripida salita, molto molto carica di tensione. Se noi infatti dovremmo dipingere sempre una salita, faremo sempre appunto questo lavoro da destra verso sinistra, mentre la discesa di solito la dipingeremo sempre da sinistra verso destra. Sono dei giochi del nostro cervellino che vengono quasi automatici per la composizione che lui ha degli spazi. Mentre una linea fatta al contrario, noi vedremo sicuramente una salita nella parte che va dalla parte in basso a sinistra verso la parte in alto a destra, mentre vedremo una discesa al contrario, ovviamente. Ma la salita più ripida, se noi le mettiamo a confronto, ci apparirà sicuramente quella che da destra sale verso sinistra. Fateci caso. Mentre per quanto riguarda la forma del cerchio, questa è una forma armonica. Di solito è la forma dell'ovale, del viso, ha delle valenze intriganti all'interno del nostro quadro, quasi ipnotiche. Non a caso il cerchio concentrico è il simbolo dell'ipnosi, no? Quel cerchio concentrico che va sempre verso il centro. In tutto, e anche nella pittoricità, il cerchio ha una forte tensione di emozioni, che dà comunque il senso della completezza attraverso il passaggio tra vari stadi di sentimento. Di conseguenza, quando vedremo delle figure molto mosse all'interno
concentriche, all'interno del quadro dovremmo cercare un significato che vada ad indicarci una molteplicità di sentimenti risolti, non irrisolti, perché comunque la linea è sempre morbida e sempre chiusa, quindi anche se si passa da salite a discese, queste vengono sempre risolte nella figura perfetta che è il cerchio. Queste linee però si completano con la cromia, con il colore, e naturalmente maggiore sarà l'intensità di quello che vogliamo trasmettere, del messaggio che vogliamo trasmettere, se l'associeremo anche ai colori giusti. I colori caldi, quindi la gamma dei rossi, dei gialli, avranno sempre un significato appunto di accoglienza, di risoluzione, di calore, come dice stesso la parola, e quindi di assimilazione del fruitore all'opera d'arte. Faranno sentire bene chi li guarderà, e di conseguenza li useremo per esaltare tutti quei sentimenti positivi che vorremmo immettere all'interno dell'opera d'arte. Di contro, i colori freddi sono respingenti e creano una sorta di instabilità nella psiche, che è data molto spesso anche dalla eccessiva distensione del pensiero, quando per distensione e rilassatezza si intende proprio quel distacco, quella freddezza nei confronti di quello a cui si vuole arrivare. Questo cosa comporta? Che nella pittoricità molto spesso ha forme aspre, come gli spigoli e gli angoli, vengono, per coinvolgere maggiormente il pubblico, associati paradossalmente ma intelligentemente i colori caldi, per far partecipare di quella asperità maggiormente quel pathos, perché quegli spigoli, quel frastagliamento coinvolge il pubblico, lo fa avvicinare, quindi lo fa partecipare di quella carica drammatica attraverso quei colori coinvolgenti, accoglienti, mentre infatti se noi rappresentiamo idealmente l'inferno è una gran confusione, quindi un gran frastagliare, ma tutto avvolto da colori caldi che ammaliano, che attirano. Di contro invece il placido orizzonte di cui vi parlavo prima, noi ce l'immaginiamo tutto fatto di azzurro, verdi, gialli, ma gialli molto tenui che vanno verso il giallo Napoli, quindi un po' freddati dal neutro del bianco, e di conseguenza ecco che la calma viene associata a un momento di distensione, di distacco, è come se l'individuo si staccasse dal suo stesso essere e si rilassasse. Quindi non cadiamo nella trappola asperità colori freddi, perché questo non coinvolgerebbe troppo il nostro pubblico. Per intenderci, un maestro di smarrimento, caduta verso il basso, colori caldi che coinvolgono e nello stesso tempo gelo che ci prende, dato dai neri, perché poi anche i neutri costituiscono un momento molto importante all'interno dell'opera d'arte, comunque, ritornando a noi, un grande maestro è Munch all'interno del suo urlo. Qui potete notare come le linee ondulate danno quel senso di smarrimento, la linea del ponte che da sinistra scende verso destra lo fa precipitare in uno stato di confusione e l'individuo posto in primo piano si perde in questo caldo tumulto e urla. Il bianco e il nero partecipano, il bianco di solito distende, il nero enfatizza ciò che di drammatico c'è. La linea di contorno, che infatti rende drammatici i contenuti, è nera. Le linee di contorno sono quasi sempre nere. Sono quasi sempre nere perché date da un'ombra molto molto carica. Bene, mi fermo qui perché sennò vi perdo. Questa è una prima lezione di composizione pittorica data dalle linee. Naturalmente le linee poi possono essere rafforzate, quindi una linea, che ne so, in discesa, che scende da sinistra verso destra verso il basso, può essere rafforzata con tanti trattini. Se noi disegniamo una macchina che va veloce anche in orizzontale, li facciamo tutti i trattini orizzontali che seguono la macchina, proprio a indicare la velocità, il procedere liscio. Quindi sperimentate con le linee e soprattutto osservate le opere d'arte, perché un bravo compositore non deve soltanto copiare quello che i grandi hanno fatto, ma deve soprattutto capire quello che i grandi hanno fatto e perché lo hanno fatto in quella maniera. Ora, oggi vi ho dato un piccolo spunto per andare ad analizzare in maniera più approfondita e consapevole le opere d'arte, per capire perché quella o quell'altra opera d'arte vi danno un senso di sgomento o di felicità. Vi lascio, spero che questa lezione vi sia piaciuta e vi sia stata utile. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, arrivederci!